Prima di guardare questo video è necessario aver visto il precedente, far girare le palle sulla ISS. Se desiderate postare dei commenti sensati, fateli su quel video. Chi fa muovere questo apparato? Perché sollevano il giornale? Dovrebbe essere in assenza di gravità? E cosa vanno a pigiare? Devono sempre pigiare qualcosa. Non ditemi che sta attaccandosi. Si attacca su una cosa con un numero a caratteri cubitali? Devono sempre pigiare da qualche parte. E questa imbracatura elastica? È necessaria per far arrivare a terra i piedi dopo il corpo. Per chi non è riuscito a capire bene nel video precedente, adesso capovolgiamo questo. Ora li vedete che quelli appesi in basso sono immobili? Gli altri, quelli che adesso sono in alto, hanno i piedi poggiati a terra. Stanno così per oltre 6 minuti, in questa posizione, senza che nessuno faccia, che so, almeno una piccola capriola o che si stacchi dall'alto e che si metta di lato, niente. C'è sempre e solo un alto e un basso, come sulla nostra meravigliosa terra piana. Alla fine, siccome far scendere a terra i tre che vedete appesi è difficoltoso, si collegano con lo pseudo studio di controllo. Ciao, Dino!